Quindi l'ANAS è venuto a casa tua? Sì, è venuto l'ANAS. Allora portavano un foglio che volevano che mia moglie, che sarebbe la proprietaria della particella in questione che sta crollando il ponte, e allora questo foglicello dice che dovevo mettere la firma perché dovevano cercare di mettere in sicurezza la strada. Poi, vedendolo mia figlia questo foglio, disse: papà, non mettete firma su quel foglio, prima che ci si mette la firma su quel foglio deve stare il foglio completo. È successo circa 15 giorni fa all'incirca, però non vorrei che puntellate la strada e poi cominciano a passare mesi, anni, sopra anni e tanto tempo, e rimangano i pali puntellati. Invece, avendo la lettera, io sono tranquillo che ho firmato, però su quella lettera spiego che entro e non oltre voi dovete portare a termine questi lavori. Disagi per i cittadini, per una situazione che va avanti da qualche anno. Beh, i disagi saranno inevitabili, saranno anche gravi, perché come sappiamo, noi che conosciamo queste zone, non abbiamo una viabilità già, come dire, sufficiente per coniugare i due mari, Ionio e Adriatico. Ora, con la chiusura della 172, il problema diventa davvero quasi drammatico. Speriamo di poter suggerire e di vedere accolte delle soluzioni alternative a questa chiusura totale senza facoltà d'uso della 172. Adesso si tratta di continuare un lavoro che il comune sta svolgendo, ma come dire, più che sollecitare ovviamente non possiamo, visto che la strada è di competenza ANAS, no. L'impianto è di competenza AQP, dobbiamo ovviamente cercare di trovare una soluzione che possa garantire alle comunità della Valle d'Itria di collegarsi e di non subire troppo e per troppo tempo questa situazione. Il problema principale è più che la strada, è la questione del duratore. Le analisi che ha fatto svolgere il NOE dice che nel raggio di un chilometro le acque sono inquinate. Voi farete un'ordinanza per i cittadini che non potranno utilizzare l'acqua nemmeno per uso irriguo, immagino. Ovviamente, questo sì. La tutela, entrambe le misure, sia quella della strada sia quella che riguarda l'utilizzo dei campi e delle acque, sono poste a tutela della salute delle persone. Enormi disagi. Intanto io sono venuto qui sul posto per capire meglio e ho avuto la possibilità di parlare con coloro i quali si stanno occupando della questione. Non ci hanno dato tempi di risoluzione. Abbiamo capito qual è il problema, adesso dobbiamo cercare le soluzioni, perché non dimentichiamo che questa è una strada statale, non dimentichiamo che sono tantissimi i miei concittadini che lavorano a Martina, a Taranto, che questa strada la percorrono. Abbiamo un problema di circolazione dei mezzi pesanti, abbiamo un problema della circolazione del trasporto scolastico, e davvero non ci possiamo permettere che questo tratto resti chiuso, quantomeno non ci possiamo permettere di non avere la contezza dei tempi che occorrono per risolvere la problematica. Stiamo cercando di monitorare la questione, la situazione, lo faremo minuto per minuto collaborando fra i due comuni.